che cercano con il loro lavoro di produrre un cibo buono, pulito e giusto. E questo significa che stanno aiutando noi a salvare il pianeta. Cioè, figurati. E noi siamo professore Colucci. Siamo contenti di partecipare a questa operazione perché è quella centrale per salvare non soltanto il pianeta ma anche l'umanità. Questo vuol dire anche incentivare rapporti diretti, personali, ricostruire un sentimento anche di appartenenza alla stessa comunità che è fondamentale dal nostro punto di vista. Quindi bisogna ripeterlo. Assolutamente sì. E noi contiamo anche che l'amministrazione dia una mano più sostanziosa in questo. Ah, vabbè. Il fondamentale, il pianeta ha bisogno di questo, noi stiamo rischiando per questo, andando in questa direzione. E poi soprattutto diciamo il nostro territorio, no? Esprime dei prodotti che sono buoni. Cioè, quindi il piacere che noi portiamo a casa, no? Cioè, che valore tiene? Sì, sì, noi abbiamo la fortuna di essere un poco gli eredi di quella che una volta era la campagna Felix, che può risorgere anche per questo aspetto, e già sta risorgendo. Stavamo parlando di orto, no? Allora, se noi elenchiamo tutti i prodotti, no, che crescono negli orti, nei nostri terreni, no? Ci sta una biodiversità infinita, cioè parliamo di 20, 30, 40 prodotti diversi che si riescono a coltivare, no? E i prezzi come sono? I prezzi, cioè, allora, parlare di prezzi è molto riduttivo. Perché, lo so che no, è riduttivo, perché, ma no, l'azienda si accosta, sì, al mercato dicendo ma io vado lì, spendo di più. Sì, e lei come risponde? Io rispondo che diciamo bisogna dare il giusto valore a questi prodotti, no? Perché il lavoro che c'è dietro a una coltivazione biologica è diverso di un lavoro che c'è dietro a una coltivazione, diciamo, una monocultura, una coltivazione industriale o semplicemente un'agricoltura basata sulla chimica, no? È molto più semplice produrre, diciamo, avendo diciamo delle difese che forse sono delle offese. Lei sono delle offese all'ambiente. Lei, no? Va per la maggiora per le famose o no? Sì, io dico che noi consumatori appoggiamo questo perché ci dobbiamo rendere conto di almeno due aspetti importanti. Uno, che noi se compriamo di meno, ma compriamo di qualità, facciamo una cosa buona, perché tanto dei prodotti che compriamo poi alla fine li buttiamo. Due, facciamo una cosa buona pure per un altro aspetto, perché siamo in questo modo, cioè pagando anche il giusto valore, stimolati a consumarlo bene e anche a rimpiegare i residui. Noi stiamo sviluppando la nostra esperienza familiare anche questa nuova sensibilità, diciamo, di riutilizzare tutto. Il nome e cognome? Pasquale Colucci. Pasquale Colucci. Maria Siniscalchi. Maria Siniscalchi, marito e moglie, no? Sì. Marito e moglie. Venite da dove? Da Lauro. Da Lauro. Fate parte della condotta nolana, eh? Esattamente. Comitato esecutivo della condotta. Siete contenti? Contentissimi. E quindi è un'operazione da ripetere? Assolutamente sì. Ma okay. Soprattutto anche noi siamo contenti, perché diciamo le produzioni, cioè noi produciamo del cibo che va direttamente al consumatore. Cioè questa qua è una cosa importante, la cosa che ci dà più soddisfazione, no? E poi il fatto di rivedersi e quindi di rincontrarsi e quindi quando ci rivedremo? Mo? Noi ci vediamo sempre questa domenica del mese, che sarebbe la terza domenica del mese. La terza domenica del mese. Allora tutti in villa comunale alla terza domenica del mese, giusto? Sì. A Nola! È vero? Sì, a Nola. A Nola, sì.